Diciamo che tutto sommato non ci possiamo lamentare, non come lo scorso anno, però comunque sia il nostro mercato regge sempre. La gente comunque sia è sempre spinta a venire al mercato, è sempre un piacere all'aria aperta, per cui direi benino. Non sono andati a gonfie vele gli affari per il mercato Buontalenti di Livorno durante queste feste natalizie. Si potrebbe dire la stessa cosa per il mercato centrale, dove al suo interno si trova di tutto, dal pane agli ortaggi, dalla carne al pesce. Come sono andati gli affari per queste feste? Alti e bassi, la gente non c'ha soldi, c'è chi non può spendere, c'è chi ha una roba che costa un po' meno. E io... Se posso aiutare anche i pensionati a dargli il pesce e farli pagare meno, io a volte ho dato il pesce anche alla Caritas sabato, quando magari porto un po' di roba a casa, un po' di roba che avanza. Avevo scritto su Facebook che chi si presentava e che dimostrava di aver bisogno, io l'avrei aiutato senza farli spendere i soldi, davo la busta di pesce per fare anche il Natale. Per Natale bene, per l'ultimo dell'anno un pochino meno, perché poi specialmente nel campo nostro del fresco diventa difficile, si lavora 3 giorni di rincorsa e dalla settimana dopo Natale manca un po' di roba, quindi non si lavora, però affluenza ce n'è, si cerca di accontentare tutti. Quali sono i prodotti che sono andati per la maggiore? Un po' tutto, in generale, dal pesce d'allevamento al pescato, ai crostacei, hanno mangiato un po' di tutto.